Ciao a tutti e bentornati. Natale è davvero alle porte. In questo video decoriamo la casa e facciamo l'albero. Noi generalmente decoriamo la casa il giorno dell'Immacolata, quindi quello che state vedendo in realtà è accaduto qualche giorno fa rispetto alla data di uscita di questo video. Spendiamo tutto il giorno a montare l'albero, fare il presepe e mettere decori in giro qui e là, ma siccome è giorno dell'Immacolata ho lavorato, abbiamo diviso le cose da fare in due mezze giornate. Come vi ho fatto vedere nel video dedicato a come portare l'autunno in casa, ogni stagione cambio le immagini nei miei quadri decorativi che tengo in salotto e abbiamo iniziato proprio da là. Il più grande resta sempre uguale, ogni Natale. Ho realizzato quest'albero di stelle dorate qualche anno fa e mi piace davvero tanto, quindi lo ripropongo sempre uguale, Natale dopo Natale. Il quadro più piccolo invece è un acquerello floreale con un augurio natalizio. Aprire le scatole è come aprire una capsula del tempo. Troviamo oggetti ricchi di ricordi che negli anni ci fanno compagnia e ci portano gioia. Il mio presepe è nato da un regalo di matrimonio. Poi negli anni, ogni anniversario con mio marito, aggiungiamo un pezzo e il presepe cresce. Ormai comprare il pezzo del presepe è diventata una tradizione familiare, celebrata e attesa da tutti, figli compresi. Come vedete, per l'occasione mia figlia si è messa la corona da principessa delle fate che ha realizzato con la zia e di cui entrambe vanno molto molto fiere. Dopo il presepe abbiamo aspettato mio marito che tornasse e abbiamo fatto merenda con un delizioso banana bread con lievito madre, di cui vi lascio la ricetta nelle note, e che preparo molto spesso perché a casa mia è molto gradito, accompagnandolo con una tisana, cioccolata calda e anche da un momento di intrattenimento dal vivo. Quando è arrivato mio marito, abbiamo cominciato a decorare l'albero tirando fuori addobbi che non usavamo da tantissimo tempo, piccoli gioielli in ferro dipinti a mano. Così si è concluso il primo giorno di decorazioni. Il giorno successivo mi sono dedicata alla cucina, rinnovando giusto un po' l'alzata che tengo sul bancone dove nascono tutti i miei dolci. Ho tolto le foglie secche che ho conservato e al loro posto ho messo degli alberelli comprati a Ikea, credo, lo scorso dicembre. Ho lasciato le pigne e aggiunto anche i mandarini, perché l'alzata noi la usiamo, non è solo decorativa. Mi piace decorare, ma mi piace che le cose abbiano anche un utilizzo. Eccola qua, graziosa nella sua semplicità. Questa invece è la ghirlanda preparata la scorsa settimana e che io adoro. Vi lascio il link al video su come realizzarla in alto a destra e nelle note. Un modo carino per decorare senza appesantire è mettere qualcosa nelle maniglie delle porte. Basta anche un fiocco rosso o oro per portare aria di festa. Io metto sempre questi due decori che ho fatto fare a mano qualche anno fa per i miei figli.
Questa che vedete è una befana che i miei genitori mi hanno regalato davvero tanti anni fa in occasione del mio compleanno, che è appunto il giorno della befana, il 6 gennaio. Un ricordo meraviglioso che custodisco con cura. Lo scorso Natale, quando le feste si sono concluse, non ho voluto posarla tra i decori, è rimasta a tenerci compagnia per tutto l'inverno, poi per la primavera, l'estate, l'autunno e ora in questo nuovo Natale è pronta per ritornare a volare. Ecco qui il nostro albero finito. Questi biscotti li ho preparati l'anno scorso, sono in pasta di sale e li ho conservati un po' dubbiosa. Non ero certa di cosa avrei ritrovato quest'anno e invece mi hanno piacevolmente stupita. Anche di questi vi lascio il link alla ricetta in alto a destra e nelle note. Bene, il video di oggi si conclude qui. Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento, sono sempre molto graditi. E iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Noi ci vedremo al prossimo video. Grazie per aver trascorso del tempo con me. A presto!